sia lodato e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Signore Gesù, ti benediciamo, ci uniamo a te in questo momento e adoriamo il Padre. Tu sei l'orante qui nel sacramento dell'Eucaristia. È vero che noi ti adoriamo e sei il centro dell'adorazione, però a tua morte tu sei l'orante, l'orante del Padre. E noi ci uniamo a te, o Gesù orante, e adoriamo il Padre in te. Rivolgiamo al Padre, da cui procede la vita, attraverso te, la nostra preghiera. A te ci uniamo, Signore Gesù, per ritornare nel tuo spirito al Padre, da cui discende la vita. O Gesù, che vivi negli uomini, che vivi particolarmente nei sofferenti, nei malati, nei perseguitati, o Gesù, noi ci uniamo a te e offriamo in te al Padre le sofferenze di tutti gli uomini. Offriamo a te, in te al Padre tutte le angustie che ci tormentano. Offriamo in te al Padre le nostre lodi. Offriamo a te al Padre tutto ciò che abbiamo dentro di noi, perché il Padre sia glorificato in te, sia glorificato in noi e sia conosciuto dal mondo. Lode e gloria a te, o Signore. Padre Santo, ecco, io mi offro a te e ti benedico. Conserva nel tuo amore quelli che mi hai dato, perché perseverino nel tuo amore. Padre Santo, essi sono nel mondo e il mondo li odia, perché essi hanno conosciuto me, hanno amato te. Padre Santo, io ti chiedo per loro che tutto quello che è mio sia anche di loro. Io ho parlato sempre di te agli uomini. Io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Signore, mio Dio Padre, io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della tua gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono tuoi, non sono del mondo, ma sono tuoi, come io non sono del mondo. Essi non sono del mondo, ma sono in questo mondo. Confermali nella verità, la tua parola è verità. Signore, sono le tue parole rivolte al Padre. Tu le rivolgi al Padre a nome di tutti, ma tu chiedi al Padre per noi che siamo in questo mondo di essere custoditi. Tu chiedi al Padre che la tua parola rimanga dentro di noi e che la gloria tua, la gloria del Padre che risplende in te, si riverbera anche su di noi. O Gesù, noi ci uniamo a te in questa preghiera e chiediamo al Padre che si adempia la tua parola, che il Padre ascolti la tua parola, in modo che noi siamo riempiti di gioia in te e possiamo essere con te lode e gloria a Dio Padre. 160. Aspetta. Padre, Padre.
Gesù. Cantiamo a Lui che è qui in mezzo a noi, lodiamolo e benediciamolo. Lui è l'adorante del Padre, in Lui adoriamo il Padre del Cielo, ma uniamoci a Lui nel canto, benediciamo con Lui il Padre del Cielo, insieme agli angeli santi, tutti in un coro lodiamo il Padre, come capocoro è Gesù, che lode il Padre in noi e con noi. Con Lui ci sono gli angeli santi che lodano il Padre, lodano il Dio dell'universo, il Dio che, da cui scende la luce e la vita. E adesso tutti, un sol coro, cantiamo, cantiamo con Gesù al Padre. Cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro Re, le mani battiamo insieme, cantiamo, cantiamo per la felicità. Fratelli e sorelle, ci esortavamo gli uni gli altri a guardare al Padre. Abbiamo cantato Gesù e adesso Gesù deve portarci al Padre, perché è dal Padre che discende ogni bene. Vogliamo adesso cantare Abba Padre, perché questa mattina è Gesù che ci vuole portare al Padre. Abba Padre, vediamo. Abba Padre, sono tuo figlio. C'è nessuno? Un Maria Vittoria. Maria Vittoria. Maria Vittoria. Di chi comincia lei? Del nome quella. Tu conoscere il tuo nome agli uomini. Così tu dicevi, o Gesù, il tuo pensiero era fare conoscere agli uomini la persona del Padre. E dicevi ai tuoi discepoli che domandavano di vedere il Padre, di cui tu parlavi sempre, Filippo, chi vede me, vede il volto del Padre mio. Ma tu indirizzavi al Padre i tuoi discepoli. Signore Gesù, oggi noi soffriamo di questa grande malattia. Gli uomini si sentono orfani, orfani senza padre. Signore Gesù, ti chiediamo di rivelarci il Padre. Ti chiediamo questa mattina che maturi dentro di noi questa fede nel Padre, il Padre che sta nei cieli, quel Padre che invochiamo nel Padre nostro. O Gesù, ti chiediamo che ci sentiamo figli e che sentiamo la presenza del Padre nella nostra vita quotidiana. Non ci sentiamo derelitti, abbandonati alla nostra sorte, alle nostre malattie. Crediamo che veramente c'è un Padre che ci guarda dall'alto, che governa la nostra vita e che ci attende. E se questo Padre ci rende partecipi della tua sofferenza, con le sofferenze che ci manda, è segno che ci vuol bene e ci vuole rendere partecipi come delle tue sofferenze, Gesù, così anche della tua gloria. Signore, fa che noi rientriamo in noi stessi e recuperiamo questa dimensione che abbiamo perduta. Fa che ci sentiamo veramente figli, pellegrini in questo mondo, in attesa di guardare il Padre faccia a faccia. Signore, maturi in noi la coscienza che c'è Dio che veglia su di noi, Dio Padre che ci ama, che ci ha mandato te, che sei il suo figlio,
che ci ha mandato il suo spirito per consolarci e stare sempre con noi. Fa che ci sentiamo figli, figli con un padre vivo. Il nostro padre vive, nostro padre vive. C'è un padre che ci guarda, un padre che ci ama, un padre che ci ha dato il suo figlio, un padre che ci ha dato il suo spirito. Abbiamo un padre nella vita. A lui rivolgiamoci in tutti i nostri bisogni, perché lui ci darà, quando chiediamo il pane non una serpe, quando chiediamo un biscotto, un uovo, non ci darà una pietra, ma ci darà il suo spirito, perché riconosciamo nel suo spirito che lui è padre, perché il suo spirito ci porta Gesù, nostra medicina e nostra salvezza, perché il suo spirito ci consola. Fratelli e sorelle, abbiamo un Padre nel cielo, un Padre che è qui in mezzo a noi. Sentiamoci figli, custoditi dal Padre. Verso di Lui noi siamo in pellegrinaggio, verso la casa del Padre. Ma sentiamoci sempre protetti dal Padre, guardati dal Padre, custoditi dal Padre. Acquistiamo questa dimestichezza col Padre. Sviluppiamo in noi come cristiani questa relazione di amore con il Padre nostro che sta nei cieli. Alleluia. Alleluia. E adesso, fratelli e sorelle, andiamo alla seconda parte di questo momento di adorazione. Abbiamo adorato il Signore, abbiamo parlato del Padre in preghiera, e adesso se c'è qualcuno che voglia rendere testimonianza al Signore di quello che ha fatto nella sua vita in questi giorni, lo faccia volentieri, perché continui la lode a Dio. Qui siamo non tanto per lamentarci delle nostre sofferenze, quanto per lodare Dio per le nostre sofferenze e per quanto ha fatto nelle nostre sofferenze. Egli ha visitato il suo popolo. Se Gesù vi ha visitato, se il Signore vi ha visitato, se ha messo qualche cosa di nuovo nella vostra vita, lodate il Signore e beneditelo. Maria. Io rotolerò la pietra, tu verrai fuori e ti verranno incontro persone care che ti scioglieranno le mani e i piedi, e tu potrai associarti a loro, perché io ti ho risuscitato. Signore, adesso ci alziamo tutti. Chiediamo al Signore la guarigione personale. Ognuno di voi ha qualche male da offrire a Gesù. Facciamo la consegna delle nostre sofferenze spirituali, psicologiche, fisiche a Gesù. Gesù vuole guarire noi qui presenti. Quante afflizioni noi abbiamo. E allora questo è il momento della consegna della nostra malattia, del nostro disturbo, delle nostre sofferenze a Gesù. Ecco, un momento di silenzio profondo. Offriamo a Gesù, consegniamo nelle mani di Gesù le nostre sofferenze. Ad una madre afflitta per il figlio malato, il Signore dice:
io verrò e lo curerò. Signore, guarisci in questo momento tanti dolori artritici. Una mano e poi una cervicale e tanti dolori al capo e alle vertebre. Chi si è sentito come toccare dal Signore e sciogliere dal Signore, così alzi la mano, perché in questo momento il Signore sta sciogliendo tanti dolori, sparisce il dolore di capo, due dolori alla nuca, un dolore dietro l'orecchio e poi tanti dolori alla schiena e alle vertebre, soprattutto alla vertebra sacrale. Chi è stato beneficiato dal Signore, alzi la mano. Signore, tocca le ciste di diverse persone, una cista ovarica e poi due ciste che si trovano ai seni. La persona è preoccupata per queste nodolette, sono nodolette di grasso, sono ciste che scompariscono in questo momento. Adesso chiediamo al Signore di guarirci di altre malattie. Malattie più gravi, Signore, arresta il tumore che imperversa in una persona, arrestalo, Signore, in modo che non vada più avanti. Signore, c'è una fistola anale che tu stai toccando. Signore, ti ringraziamo perché si avvia guarigione. Un'emorragia che dura da diversi tempo, fuori stagione, fuori tempo, fuori ciclo, rientra e la persona si sente guarita. Signore, ti ringraziamo per tutto quello che ancora farai. Una febbre insistente in un bambino sparisce. Grazie, Signore Gesù. E adesso porteremo Gesù in processione. Gesù ci guarirà. Guardiamo a Lui. I nostri volti diventeranno raggianti. Se la sua luce scenderà dentro di noi, intanto confortiamoci in queste parole. Il Signore è in mezzo a te, Salvatore potente. Io sono il Signore, colui che ti guarisco.